venga di un titolo autonomo perché significa anche qualcosa in più. L'importante è che esista, che oggi ovviamente non c'è, quindi fate presto per noi è fondamentale. Aspettiamo da tanti anni il delitto proprio perché per noi è fondamentale poter andare oltre il concetto di contravvenzione, cioè per molte delle problematiche della terra dei fuochi rimanendo a casa nostra, noi non possiamo oggi, a quest'ora ancora, io non posso chiedere le intercettazioni telefoniche, le intercettazioni ambientali, perché sono reati contravvenzionali. Ben sapendo che questi reati contravvenzionali di fatto sono reati spia di ben altro, ma se io non ci arrivo su in modo vigoroso, quel ben altro alla fine non lo potrò scoprire. Vedete, poi il concetto è anche quello, scoprire sono la responsabilità. Noi sappiamo molto di più di ciò che riusciamo a dimostrare, che è un'altra cosa. Sapere tanto non vuol dire riuscire a dimostrare tanto. Quindi, quando la verità reale è molto diversa dalla verità giuridica, significa che qualcosa non funziona. Ed è il caso specifico. Noi dobbiamo, mi permetto di dire perché il dottor Piccirillo, ne abbiamo parlato in tempi non sospetti, ma si sono dire, avvicinare la verità reale alla verità giuridica, fanta pace, cioè tutto il contrario, la verità giuridica alla verità reale, fare in modo che quello che noi sappiamo, i reati, i delitti nel settore dell'ambiente ci consentono questo salto di qualità. È chiaro che è tutto perfettibile, sono assolutamente d'accordo sul concetto di usare l'avverbio abusivamente, ci aiuta tantissimo. Qual è l'elemento però, la grande sfida? Io immagino domani mattina che la legge sia passata. Quindi il dopodomani per me vuol dire che noi forze dell'ordine siamo sul territorio per dare soddisfazione alla modifica del codice penale. In realtà anche noi come forze dell'ordine dobbiamo fare un salto di qualità, perché in particolare la seconda parte del...